Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita. Francis Scott Fitzgerald ne Il Grande Gatsby. Varietà, vita, inesauribile. Tre parole che per la prima volta venivano lette il 10 aprile 1925, giorno in cui veniva pubblicato The Great Gatsby, romanzo di Francis Scott Fitzgerald. La scelta di questi termini non è affatto casuale, ma ben descrive la realtà americana degli anni venti. Era l'epoca degli anni ruggenti, l'epoca del positivismo, termine infelice oggigiorno in effetti, che diede vita a un grande fenomeno di espansione industriale e creò nuove tendenze nel mondo della letteratura, del cinema, della musica e dell'arte. Nella stessa epoca, gli Stati Uniti si apprestavano a organizzare nuovamente, dopo il disastro di St. Louis, considerata l'edizione peggiore nella storia dei giochi moderni, le Olimpiadi di Los Angeles 1932. Ma prima di raccontarvi questa storia, vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di 5 Cerchi, storie terrene dagli dei dell'Olimpo, un podcast di Azzurri di Gloria. Correva l'anno 1920. Erano in corso le Olimpiadi di Anversa e a William May Garland, presidente della California Fiestas Association, venne una brillante idea. L'America era di nuovo pronta a ospitare un'edizione dei Giochi Olimpici. Los Angeles sarebbe stata la designazione ideale. Garland presentò, alla 19ª sessione del CIO, la candidatura di Los Angeles per il 1928. L'anno dopo, De Coubertin fece approvare la doppia assegnazione Parigi 1924 e Amsterdam 1928. Tuttavia, il presidente del Comitato Olimpico Statunitense, Gustavus Kirby, illustrò ugualmente il progetto della città californiana. Nel 1923, dopo aver completato i lavori e la costruzione dello stadio Coliseum, Garland espose nuovamente i piani per Los Angeles. L'impatto fu così favorevole che la candidatura nacque spontaneamente, senza avere nessuna avversaria a contrastarla. L'8 aprile 1923, con 9 anni d'anticipo, i giochi furono assegnati alla città di Los Angeles. Los Angeles era pronta. Il 10 febbraio 1928 si costituì il comitato per i giochi della 10ª Olimpiade di Los Angeles 1932, la cui presidenza onoraria fu poi affidata al presidente degli Stati Uniti Herbert Hoover e a De Coubertin. La programmazione delle Olimpiadi proseguiva tranquillamente. Venne decisa la costruzione di un villaggio situato a Baldwin Hills e strutturato in 500 bungalow con camere doppie che, insieme al Chapman's Park Hotel, sarebbe stato adibito a ospitare gli atleti e i loro accompagnatori. La capacità dello stadio Coliseum fu ampliata da 75.000 a 101.574 posti, con i lavori di ricostruzione e rifinitura diretti dai fratelli John e Donald Parkinson, i quali furono coloro che diedero allo stadio la forma finale della bowl, la boccia. Venne costruito un impianto di illuminazione artificiale che consentì la disputa di eventi serali. E per la prima volta nella storia della manifestazione apparve il podio per i primi 3 atleti classificati e le cerimonie di premiazione furono programmate tutte per il giorno dopo la fine di ciascuna gara. Inoltre fu il mondo dell'atletica a subire un'importante rivoluzione. Los Angeles 1932 fu l'Olimpiade dell'innovativa introduzione del cronometraggio elettrico, finalmente automatico. Partenza e arrivo furono registrati senza l'intervento umano, con un apparato detto Kirby Two-Eyed Camera, che derivava dal primo sistema di rilevamento dell'arrivo introdotto nell'Ippica, da una macchina costruita dal fotografo italiano Lorenzo Del Riccio. Il sistema forniva i tempi al centesimo di secondo. Tuttavia, nemmeno la Kirby riuscì a separare all'arrivo dei 100 metri Eddie Tolan e Ralph Metcalf, entrambi accreditati di 10 e 38. Per decidere l'assegnazione della medaglia d'oro, valse il parere dei giudici di linea, che videro Tolan avanti di 5 centimetri. I tempi erano raccolti dall'ungherese Otto Mishangi, che guidava l'equipe dei cronometristi. Purtroppo Mishangi si portò a Budapest tutti i dati, poi distrutti e persi per sempre in uno sfortunato incendio e quindi mai arrivati ai giorni nostri. Tornando ai lavori di preparazione, nei pressi dello stadio venne installato un impianto per le gare di nuoto con tribune di legno.
la State Armory del 160° Reggimento di Fanteria accolse le gare di scherma. Un impianto coperto, costruito tra la 18° e Grand Avenue, ospitò le competizioni di lotta, pesi e box. Tutte le altre gare trovavano posto fuori dal centro. Il ciclismo al Rose Bowl di Pasadena con pista in legno, la vela nel porto di Los Angeles, il canottaggio a Long Beach. A Santa Monica, all'interno di Ellison Park, furono indette le gare di equitazione, tiro e pentathlon. L'organizzazione sembrava filare liscia per gli Stati Uniti. O almeno, così sembrava. '29 ottobre 1929. Una data storica per l'America. Il martedì nero era arrivato. La borsa di New York crollò in maniera drastica. In una sola giornata, l'intero comparto azionario statunitense precipitò da 87 a 19 miliardi di dollari. I titoli finirono in caduta libera, perdendo ben 3/4 del loro valore nei 3 anni successivi. 1,5 milioni di americani persero il loro posto di lavoro nell'arco di 2 mesi. 9 milioni di persone rimasero senza stipendio nel giro di 3 anni. Il 75% dei contadini fu costretto alla fame. Le banche di provincia fallirono o dichiararono bancarotta, impossibilitate a restituire il liquido agli azionisti. Questo si ripercosse sulle piccole industrie del suolo americano, molte delle quali chiusero i battenti in fretta. La situazione in America diventò disperata. I veterani marciavano, il popolo manifestava e insorgeva, la polizia caricò. In questo clima di caos si profilavano le elezioni per eleggere il 32° presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt contro Herbert Hoover. Il 7 novembre 1932 Roosevelt vinse le elezioni e promise il New Deal, un piano di rilancio economico globale per il paese. E i giochi? I giochi traballarono. La preoccupazione maggiore della gente americana erano gli stipendi, che non c'erano. Gli americani erano disposti a commuoversi per il rapimento di Charles Lindbergh o a interessarsi per l'arresto di Al Capone, accusato di reati finanziari. Il popolo americano non era più interessato a esaltarsi per un'Olimpiade. Ma Garland non si arrese e sfruttò, con pieno diritto, una delle armi di marketing più intelligenti a sua disposizione: Hollywood. La capitale delle stelle del cinema fu mobilitata per i giochi. Già a partire dal 1924 vennero mandati in onda numerosi spot per promuovere l'Olimpiade, oltre a vari interventi pubblici effettuati dai testimonial di Los Angeles 1932. Attori famosissimi come Douglas Fairbanks e Mary Pickford. L'occasione era troppo ghiotta per l'America. Queste Olimpiadi s'avevano da fare. Olimpiadi nelle quali gli atleti italiani brillarono particolarmente. A parte Roma 1960, mai più l'Italia sarebbe stata seconda nel medagliere ed avrebbe vinto così tante medaglie. Ben 36, di cui 12 ori. La spedizione azzurra era composta da 101 atleti che furono accolti dal sindaco di New York, Fiorello La Guardia. Dopo 4 notti di treno, l'Italia arrivò a Los Angeles. Il portabandiera era Ugo Frigerio, il fanciullo d'oro di Anversa 1920, capace di ottenere una medaglia di bronzo nella 50 km di marcia 8 anni dopo l'oro di Parigi. Rimanendo nel campo dell'atletica, fra i 31 atleti chiamati a rappresentare la nostra nazione, spiccò il nome di Luigi Beccali, da tutti chiamato Ninì. Era il 4 agosto 1932. La batteria per la finale dei 1500 metri era pronta a partire. Dopo una falsa partenza di Beccali, la finale partì. Velocissimo fu lo scatto dello svedese Eric Ni, che immediatamente cedette il passo all'americano Glenn Cunningham e al canadese Philip Edwards. Beccali si tenne incollato al finlandese Harry Lava, oro solo 4 anni prima, seppur leggermente distaccato dalla coppia di testa. Uno scatto all'ultimo giro di John Cons scosse Ninì. Beccali iniziò a carburare e aumentare la velocità di marcia, riprendendo i due battistrada. A metà curva, Beccali affiancò e superò Corns e Cunningham, mettendosi alla caccia del solo Edwards, che fu anch'esso superato. Fu il nuovo record olimpico per Ninì. 3 primi, 51 secondi e 2. Storico fu l'abbraccio con Dino Nai, il suo tecnico. Dopo il trionfo al Coliseum, Beccali rifiutò numerose offerte di tournée negli Stati Uniti e tornò alla sua vita da geometra a Milano. L'impresa di Beccali a Los Angeles fu solo una delle numerose luci azzurre che illuminarono la spedizione. L'Italia colse allori in ogni disciplina.
dalla ginnastica alla scherma, dal canottaggio al ciclismo. La scherma, in particolare, fu protagonista di ottimi piazzamenti a podio. «Ho vinto Giancarlo». Con questo asciutto telegramma, Giancarlo Cornaggia Medici annunciò al padre l'oro nella spada. Nel 1932 fu argento con i compagni, dopo il successo individuale. Un oro e due argenti andarono a Gustavo Marzi, trionfatore nel fioretto individuale e argento sia nel fioretto sia nella sciabola squadre. Ma non furono le uniche categorie in cui gli azzurri raccolsero soddisfazioni. La squadra di ginnastica fu guidata da Mario Corrias e Alberto Braglia e collezionò 4 ori, un argento e 2 bronzi. Fra tutti riecheggiò negli annali il nome di Romeo Neri, che conquistò il titolo individuale, oltre alla medaglia d'oro nelle parallele. Guidò la squadra al terzo oro, assieme a Oreste Capuzzo, al genovese Mario Lertora, che ebbe un bronzo nel corpo libero, e alla sorpresa dei giochi, Savino Guglielmetti. Milanese, non ancora ventenne, scampato da ragazzo all'investimento di un taxi, si salvò appiattendosi sotto l'auto e a una caduta dal quarto piano di un palazzo, attutita dai fili del telefono, preferì il salto con l'asta nella palestra Sempione con il maestro Cucchetti alla scuola di violino. Corrias avrebbe voluto lanciarlo già per i giochi di Amsterdam, ma Savino era troppo giovane per le selezioni. 4 anni dopo era in squadra. Un volo d'angelo teso e una capovolta a braccia tese furono le evoluzioni che gli garantirono l'oro nel volteggio, doppiato da quello di squadra. Il ciclismo fu un altro punto fermo per la squadra azzurra. 4 successo di fila per l'inseguimento, doppietta su strada, l'oro a squadre nella 100 km a cronometro associato alla vittoria individuale del piacentino Attilio Pavesi, ripescato per questa gara dopo aver fallito la selezione per la gara in linea. Pavesi, circondato da 2 ali di folla lungo la spiaggia di Malibu, sulla famosa Mulholland Drive, precedette Guglielmo Segato, mentre fu 4° Giuseppe Olmo. L'entusiasmo azzurro proseguì per la finale del lotto di canottaggio. Gli USA erano quasi professionisti, lottare testa a testa con loro fu già considerato un successo. Già il 4 si era impegnato in un aspro duello in finale con i tedeschi, concluso con un argento, a soli 2 decimi dai vincitori. Ma nell'8 i livornesi della canottieri erano decisi a tutto contro l'Università della California di San Francisco, dopo aver battuto anche Cambridge. C'era anche uno dei 2 vestrini beffati ad Amsterdam, Roberto, in quella che il New York Times definì la più bella sfida del canottaggio statunitense. Ultimi all'avvio, gli italiani esibirono una straordinaria velocità che li portò a superare inglesi e canadesi, proiettandoli verso gli americani. Prima del verdetto finale, la giuria restò a lungo riunita. Alla fine, all'Italia fu assegnata la medaglia d'argento. Indiscussa fu invece la superiorità di Remo Morigi nella pistola automatica 25 metri. Morigi, segretario federale di Ravenna, fu implacabile sui primi 18 bersagli da centrare in 8 secondi, impeccabile nella seconda serie da 6, continuò imperterrito nelle altre 4 serie e alla fine fu l'unico a centrare tutti i bersagli. Al bronzo arrivò Domenico Matteucci. Molte contee offrirono al pistolero italiano un posto da sceriffo, ma Morigi rifiutò. Un oro venne anche dalla lotta greco-romana. Nonostante un'incrinatura alla costola, procuratasi in allenamento sulla Conte Biancamano, l'imbarcazione che portò gli azzurri in America, il milanese Giovanni Gozzi, già terzo ad Amsterdam, nei pesi piuma inchiodò 3 dei suoi avversari, conquistando l'oro. Ma da ricordare, non c'è solo la storia dei protagonisti azzurri. Nel contesto olimpico di Los Angeles 1932 si inserisce perfettamente la storia della polacca Stella Walsh. La vita della polacca fu sempre segnata da un dubbio riguardo la sua sessualità. In molti erano disposti a giurare sulla sua mascolinità. Fu una disputa che durò quasi 60 anni, finché il 4 dicembre 1980, durante una rapina in un supermercato di Cleveland, l'atleta fu uccisa da una pallottola vagante e l'autopsia appurò che presentava una rara anomalia, detta mosaicismo, che causa la presenza di caratteri sessuali di entrambi i generi. Stanislava Balazsiewicz era nata a Repin, in Polonia, nel 1911, in un villaggio a 150 km da Varsavia. La famiglia emigrò a Cleveland, dove Stasia crebbe. Iscritta al Sokol polacco, nel 1928 realizzò un 6 secondi sulle 50 yard, che le procurò un invito a gareggiare per la Polonia. I polacchi le offrirono una borsa di studio all'Istituto di Educazione Fisica di Varsavia.
Per 11 anni Stella visse d'estate come Balashevich in Polonia, d'inverno come Walsh negli Stati Uniti. La sua fu una straordinaria carriera di velocista e lanciatrice. Alta, molto veloce, ottenne un totale di 57 titoli in due paesi, di cui ben 41 negli Stati Uniti, e all'atletica aggiunse golf, baseball, tennis, basket, ma anche ciclismo, pattinaggio, sci di fondo, hockey, tiro, nuoto e canottaggio. Quando nel 1930 fu la prima donna a correre le 100 yard in meno di 11 secondi, gli americani cercarono di naturalizzarla, offrendole un lavoro al comune di Cleveland, visto che aveva perso il suo alla Central Station di New York. Ma il fatto che fosse retribuita come funzionaria e che quindi traesse soldi dallo sport la rese passabile di squalifica. Per questo, 24 ore prima dell'inizio dei giochi di Los Angeles, Stella ritirò la sua richiesta di naturalizzazione e accettò un impiego al consolato polacco di New York. A Los Angeles gareggiò quindi per la Polonia. Fu un grande rimpianto per il team a stelle e strisce. Vinse i 100 metri in 11:09. E 4 anni dopo? Per saperlo dovrete seguire la prossima storia sull'universo delle Olimpiadi. Questo è 5 cerchi, storie terrene dagli dei dell'Olimpo, un podcast di Azzurri di Gloria. Sono Stefano Sfondrini e in questa puntata vi abbiamo raccontato la storia di Los Angeles 1932, scritta da Gabriele Stragapede e montata da Giorgio Di Misa, che ha fatto anche le grafiche di questo podcast. Seguiteci sul nostro sito azzurridigloria.com e sulle pagine social Facebook, Twitter e Instagram, dove ogni giorno trovate i nostri articoli e i nostri racconti di sport. Perché l'importante non è vincere, ma avere storie da raccontare.